Allora, qui vediamo una serie di pannelli. Sono tutti scarti. Qui lo stesso sul banco, la fatalità vuole che ho trovato anche un bel colore, un bellissimo colore. E qui dobbiamo fare un ibrido perché questi sono due spessori diversi. Abbiamo un 30, 30 o 35 e abbiamo un 18. E ora andiamo a capire che cosa mi frulla per la testa. Amici, salve a tutti e bentrovati nel mio piccolo laboratorio. Allora, bene o male, chi mi segue mi conosce e sa che comunque nell'angolo del laboratorio all'ingresso, praticamente alle spalle dell'inquadratura che stiamo usando, c'erano due enclosure con due stampanti e un magazzino filamenti. Allora, sto cambiando un po' rotta per più motivi. Il primo è per rinfrescare un po' la tecnologia, diciamo, no? Per stare un po' al passo con i tempi. In secondo luogo, ho notato. Allora, agganciato alle doghe di quella parete c'è il compressore. Per quanto sia un compressore silenziato, per quanto sia un compressore, comunque sia emette delle microvibrazioni. E io spesso e volentieri lavoro con le stampanti che stanno lavorando e lavoro anch'io qui dentro. Quindi c'è da spolverare, c'è da la pistola a chiodi e quant'altro e il compressore parte. Ho notato che quando partiva il compressore le stampe assumevano un'identità un po' diversa. Cioè, allora, se uno inizia a stampare ieri, magari e glielo spiego, non se ne accorge se non glielo spiego, però si notava una micro differenza. Allora ho ben pensato di, visto e considerato, prendiamo la palla al balzo, lì la parete ormai era diventata quasi invivibile, anche se gestita bene negli spazi, però era quasi invivibile. Ho detto, allarghiamo un po' il discorso delle macchine, eliminando la pseudo vecchia tecnologia, chiamiamola pseudo, attenzione perché le avevo da poco aggiornate ed erano ancora delle belle volpi. Comunque sia, rotiamo, diamo giro, diamo rotazione alle cose. Se ho detto vendo le stampanti per cambiare tecnologia, vendo anche gli enclosure. Si amplia lo spazio, ma io non resterò mai senza stampanti. E allora ho detto come possiamo fare per avere un enclosure da un'altra parte? Facciamo un enclosure unico e non lo costruiamo sto giro come ho fatto con tutte le strutture in diagonale, l'effetto dei cubi, come poi avete visto anche l'enclosure dell'ASA, no? Proviamo a vedere se qui dentro qualcosa ci sta. Allora, intanto qui abbiamo un armadio scorrevole, un semplice armadio scorrevole IKEA che un cliente buttava via, mi aveva incaricato di andare al macero. Ecco, qui ho liberato un po' di spazio. Allora, nella parte sovrastante io ho ben pensato di fare un'apertura, quindi monteremo sempre pannelli. Stiamo parlando di. Sto cercando di fare, non dico un lavoro a costo zero, ma quasi. Qui applicheremo un'anta a rialza, ok, che andrà a chiudere quel che è, diciamo, un deposito che bene o male tutti abbiamo nei nostri garage, scatole di periferiche, carte, insomma, tutto quello che di solito si va a stivare in un garage. Questo spazio non mi basta. Sono una persona un po' volubile sotto determinati aspetti, perché io so già dove devo andare a parare, so già cosa ci andrà qui dentro. Non posso ancora dirvelo perché non c'è ancora nulla di certo al 100%, ma l'idea c'è. Quindi, ovvio che adesso io vi do delle dritte, vi do degli spunti di lavorazione che non sono intenti a portarvi a costruirvi anche voi un enclosure, un sistema così, però è sempre marginalmente quello che io voglio rappresentare, è sempre il mio modo di fare le cose e non il motivo per il quale sto facendo questo, capito? Allora, dobbiamo, visto che lo spazio non mi basta, partire da qui e andare un metro più giù, quindi vuol dire arrivare sotto alla giunzione di questa cassettiera. Cosa significa che se io la devo abbassare, intanto devo accontentarmi di perdere un cassetto. E vabbè, un cassetto lo eliminiamo, però non mi basta, serve ancora un pelino e sotto la cassettiera ha uno zoccolo di 6-7 cm. Andremo ad eliminare anche quello
il minimo sindacale che vada bene perché l'ultimo cassetto si apra schivando il binario scorrevole inferiore. E quindi noi porteremo questa cassettiera a 4 cassetti come è modulata ora, sempre IKEA parliamo, andremo a portare a 3 cassetti e qui, con i pezzi che abbiamo visto un attimo fa, andremo a costruire un portale interno. 2 fianchi, cappello, fondo e uno schienale. Le finiture sono varie perché giustamente se parliamo di riciclo, questo è quello che ha passato il convento grazie ai frati. Tante grazie ai frati, diciamola così. Quindi andiamo ad accingerci a smontare i cassetti, tagliare la cassettiera e preparare anche quel che sarà il fondo che porterà le macchine. Cosa significa questo? Che qui abbiamo uno spessore da 35 e uno spessore da 18, cioè la peggior feccia di truciolare che possa esistere, scarti di arredamenti, scarti di mobili che non vengono più usati, magari pannelli che erano arrivati ammaccati o si sono rovinati e quant'altro, e allora si va a recuperare dove si può. Quindi è anche la versione ignifuga, tra le altre cose, quello verde, il truciolare verde, però è sempre, ecco, non voglio esprimere il termine. Però una volta portato, assemblato nella maniera giusta, fa la sua porca figura anche il truciolare, perché ragazzi, il 99% dei mobili che abbiamo in casa, a meno che uno non sia proprio un abitudinario del massiccio, sono tutti di questa roba qua, c'è niente da fare, è inutile che ci scappiamo o ci nascondiamo, no? È così. Quindi, il piano, questo piano verde che io utilizzerò come punto di appoggio, non bastava perché io avevo una determinata profondità. E allora ho detto, aggiungiamoci una fetta della stessa finitura che ha la scocca, il portale interno. Quindi dovremo andare a integrare un 18 con un 30 e andremo ad incollarlo sulla parte posteriore. Con questa, approfittando di questa situazione, andrò a creare anche in questo punto dei passacavi. Perché? Ve lo sto spiegando così perché non c'è un progetto disegnato a computer. Qui si va tutto a braccio. Perché se qui ci va una o due macchine, questo non lo so, hanno bisogno del cavo che va fuori dietro. Poi per sorvegliare le macchine serve una videocamera. E le due videocamere andranno posizionate, non ho ancora ben deciso, se agli angoli frontali oppure posteriormente ad inquadrare il piatto mentre le macchine lavorano, perché poi saranno gestite a distanza da remoto col cellulare, quindi le posso fermare, le posso sorvegliare, posso impartire degli ordini, insomma. E quindi oltre al portale, che il portale avrà una misura di 1 metro, non mi serve tutto il metro, però è anche vero che non posso mai sopportare il fatto di avere una ciabatta posteriore con tutte le prese intelligenti che mi comandano le macchine, le luci e anche il discorso delle telecamere, tutto lì a vista, tutto aggrovigliato lì, cioè i cavi per me sono, sono un cancro, i cavi per me, a vista. Quindi ho ben pensato di praticamente creare il portale, come dicevo prima, 2 fianchi, cappello e fondo, e fare questo piano verde all'interno scorrevole. E andremo a utilizzare, che queste non ho potuto recuperarle, queste ho dovuto comprarle, 2 scorrevoli a sfere, portata 50 kg a coppia, con il soft close, cioè sono gli stessi scorrevoli che ho usato anche per il grande banco. Quindi, il vassoio, una volta installato il portale, andrà montato sospeso in maniera tale come se ci fosse un cassetto praticamente, ma non sarà un cassetto. Adesso non sto qui a spiegarvi tutto, se no il video diventa biblico. Però è anche ovvio che per capire come mi muovo devo spiegarvi un po'. Il vassoio sarà un po' aereo rispetto al fondo del portale perché al di sotto delle macchine lì si creerà quel che sarà, diciamo, tutta la connessione. Macchine, spine intelligenti, luci, trasformatori, telecamere, tutto quello che serve per essere connesso, in modo tale che sopra il piano rimanga il più pulito possibile. È un po' il concetto che ho utilizzato quando ho fatto il vassoio digitale.
quel vassoio che contiene il computer e quant'altro che è in testa al banco d'appoggio dove ho costruito quella vaschetta calamitata magnetica che si apre e si chiude dove tutti i cablaggi sono all'interno. Bene, io direi che a sto punto prendiamo il domino, andiamo ad iniziare a giuntare quel che è il vassoio e poi un po' alla volta prenderemo la cassettiera e dal truciolare faremo ancora truciolare e poi dal truciolare faremo ancora truciolare, dagli scarti faremo ancora scarti finché qualcosa di sicuro verrà fuori. Altra cosa che vi volevo dire, poi ovvio che là ero abituato a vedere le macchine funzionare ed era una cosa magnifica, perché vedere la tecnologia in enclosure chiusa ed illuminata, però vederla attraverso il vetro è una cosa fantastica secondo il mio punto di vista. E perché non farlo anche qui? Qui abbiamo un'anta scorrevole che ha dei pannelli in plexiglass bianco. Chi è che mi dice che non posso fare questo pannello, smontando l'anta, portarlo o sopra o sull'anta a fianco? E considerando la grandezza del cavedio che io vado a creare all'interno, su due pannelli montare un plexiglass da 5 mm, presumo ci stia un 5 mm, ed avere l'anta scorrevole in chiusura, quindi via dalla polvere, con le macchine a vista. Questa è l'idea che mi sta balenando, quindi vi ripeto, non c'è nessun progetto, sto andando tutto a braccio, ho ritagliato alcuni pezzi da misure naturalmente che ho fatto ragionandoci un attimo, ma non ho nessun progetto. Forse ci sarà di sicuro qualcosa da costruire in 3D, ma per il momento non si costruisce una zeppola perché porca miseria le stampanti non ci sono più, arriveranno. Intanto cominciamo un po' a lavorare con il legno, con il truciolare, con le seghe circolari e quant'altro. Allora, di quel portale che abbiamo precedentemente parlato, questa è la sua schiena, il tappo posteriore. È un laminataccio, ma proprio taccio, come dicevo precedentemente, proprio del truciolare osceno, ed è un pezzo di cameretta, un qualcosa che simula, come dire, il frassino, e andiamo a spaccare la superficie con una grana da 120, disco anche abbastanza consumato. Quello che è importante non è creare una levigatura perfetta come quando si sta levigando un massiccio o una parte pronta da verniciare, ma basta spaccare quel che è la superficie in maniera tale che poi il Bostik abbia un suo grip. Ho già preparato il telo di PVC a bolle grande, 2 cm perimetrale più grande di questo pannello, e l'ho scaldato con il foam, perché se voi osservate ce l'ho immagazzinato là sopra, io l'ho messo via che era rotondo, però poi è diventato ovale con il suo peso. E quindi soprattutto adesso io qui ho 16 gradi e mezzo più o meno, sì. È la forma, anche d'estate prende quella forma lì, però poi giustamente quando lo si scalda un attimo con la pistola termica il tutto viene, si appiattisce, insomma. Ecco, quello che è importante è posarlo e che sia ondulato poco, perché se nel mentre noi stiamo posando il Bostik e il pannello di supporto sul foglio di PVC e ha delle gobbe e ha delle dune, è convesso, concavo, si creano le bolle d'aria. Andare a tirarle via dopo, ragazzi, non lo auguro a nessuno, cioè tocca buttare via tutto, perché dal momento in cui si parte sbagliati non lo si stacca più, come dico sempre. Sono quei lavori che non hanno il punto, cioè senza punto di non ritorno. Allora, siccome siete in moltissimi che continuano a chiedermi sta cosa, sarei diventato mezzo ricco, non intero, mezzo ricco se avessi messo un euro per ogni persona che mi ha contattato per capire come io poso il Bostik. Ha dell'incredibile. Ed è una sciocchezza, però giustamente, ragazzi, capisco che non è da tutti, o magari chi non l'ha mai fatto potrebbe trovarsi un po' impacciato. Che dopo anch'io mi impallino ogni tanto, nonostante magari siano
sia da tanto tempo che faccio queste operazioni. Allora, una volta spaccata la superficie del laminato, e come vedete più riciclo di così non si può, aspirato abbastanza bene, andiamo a stendere il nostro telo, che stavolta si è arricciato dall'altra parte. Allora, vediamo se riesco a buttarlo giù. Ora noi qui abbiamo un vantaggio. Sapete che io ho un po' la mania che quando si incolla, poi quando si va a rifilarlo, le palline devono essere dritte. Qui abbiamo la fortuna che, avendo il disegno come c'è la pallina nella parte dritta, c'è anche il contrario nella parte rovescia. Allora è facile poi, quando si va a posarlo, trovare una giusta dimensione di dritto che venga fuori. Poi è anche ovvio che si spera sempre che sia bollinato in fase di stampa bene, perché mica è detto. Allora, aspiriamo un pochino anche questo, che lo sento un po' polveroso. E poi partiamo con il post-it. Allora, permettete un attimo che mi preparo la tanica. Ora ci mettiamo un po' di logica. Perché sto facendo questo? Vedete, la pallina in questo caso è fuori, la gobba della pallina è fuori rispetto al filo del, perché il pannello è già a misura, non va ritagliato il pannello, va solo rifilato poi dal PVC. La pallina è fuori praticamente di un 3-4 mm la gobba rispetto al filo del bordo. E qui faremo la stessa cosa, vedete? Adesso è forse meno, allora la spostiamo un pochino. Ok. Qui siamo più o meno a una via di mezzo, cioè la pallina e il filo, eccola là. Quindi io adesso cosa faccio? Faccio un segno esattamente così. Ok? Lo stesso segno io vado a riportarlo da questa parte. E lo mettiamo e lo facciamo così. Aspettate, perché anche l'inquadratura non è facile farle. Ok. Lì ho fatto un segno, qui ho fatto un segno. Probabilmente forse è meglio farlo. Ne facciamo anche un altro e lo facciamo con la biro, in maniera tale che siamo sicuri. Ok, che poi se si sbaglia di un pelo non è un problema. Perché ho fatto questo? Perché a volte potrebbe essere che, se io vado giù alla carlona, un po' alla cavolo di cane, per essere onesti col linguaggio, succede che io potrei trovarmi alla metà tra due palline qui, e qui trovarmi completamente a tagliare una pallina sui due terzi. Perché non fare una cosa che rimanga uguale parte per parte? Questo è un ragionamento che sto facendo perché ho il pannello già tagliato. Ok? Se invece il pannello fosse da rifilare e fosse ben più grande, ecco che allora quella cosa lì la si può scegliere anche, come dire, in fase di rifilo, di taglio, di rifilo. Bene, siamo pronti? Allora, rispiego un'altra volta il discorso delle spatole. Quando si lavora su superfici, io adesso sto lavorando sul PVC, quando si lavora su superfici dove il Bostik non trova appunto un supporto che beva tanto, non si può usare una spatola come sono in commercio in vendita le spatole da Bostik con tutta la dentatura piena, perché sennò va giù troppo materiale, comincia a grumare, a far grumi, ed è difficile stenderlo. E anche perché è inutile buttare del materiale che non serve. Allora io di solito, vedete, questa non è originale, è stata limata, per lo stesso motivo anche questa. Questo sta a significare che io, limando la dentatura, quindi abbassando la cava della dentatura, vado a buttare giù meno materiale, che è più che sufficiente per una situazione che non è tanto porosa. Provate ad immaginare se io stendessi del Bostik sul truciolare oppure su OSB, abbiamo delle coste di bevuta che sono meglio di un bar,
Invece qui abbiamo liscio, cioè è un laminato che addirittura è stato anche quasi tirato via tutto il poro aperto di quel che era Maria Santissima. La superficie reale del laminato era mezzo poro aperto e lo abbiamo quasi tolto del tutto. E quindi è ovvio che qui il Bostik non beve, per lo stesso motivo non beve neanche nel PVC. E allora andiamo con poco materiale. In questo caso abbiamo una superficie grande, spatola grande. Assicurarsi bene una cosa, che quando si fanno le superfici grandi sia sufficiente il materiale, perché non vorrei che magari uno comincia, arriva qui e adesso che facciamo? Non ho più Bostik, butto via tutto, perché questa una volta posato il Bostik non è che si possa levigare dopo, si butta via. In effetti io ho un'altra lata lì pronta, se questo non mi basta. È fondamentale, sembra una cazzata ragazzi, ma è fondamentale, perché rovinare un lavoro che si vuol farlo fatto bene è un attimo. Allora andiamo giù abbondantini, tagliamo qui di lato e si parte, andi e rivieni. Quello che è importante è quanto mi piace il profumo del Bostik. Io lo chiamo profumo. È importante comunque tirarlo in modo da non lasciare mucchi, grumi. Se avessi avuto la spatola originale senza limatura, sarei arrivato forse a metà con quello lì. Cioè, capite cosa intendo? Ora, altro po'. Bene, ora siamo vicino ai bordi. Lasciamo fermo il supporto inferiore e giriamo il PVC. Lo teniamo che sia coperto il supporto e tiriamo la spatola tornando dentro all'immediato, in maniera che se io resto qui collo tutto per terra. Ma che roba! E giriamo. Lo so ragazzi, il video verrà lungo, sarà anche noioso, andate avanti con il dito se vi sto annoiando. D'altro canto siete tanti, tanti, tanti che continuano a chiedermi sto sistema, che volete vedere quando poso il Bostik, e allora eccolo qua. Vedete che non lascio mai grumi di Bostik lungo la strada? E assicurarsi sempre che sia bello coperto dappertutto. Io lo so che magari adesso voi pensate, sì, beh, ma se ce l'hai più grande di 2 cm perimetrale, non serve che vai proprio a filo, filo, filo. Potrebbe anche essere, ragazzi, che qualche volta magari si sbagli a posarlo. Parlo piano, magari capita proprio adesso. E allora va giù storto, e andando giù storto, pur di non buttarlo via, si recupera anche se arriva proprio allo spigolo. Magari da una parte ci sono 3 cm, dall'altra allo spigolo, ma lo butto via? No. Se le palline non sono dritte, lo butto via. Scusate un attimo. Prima si fa sempre il supporto da incollare. Cioè il supporto, il PVC o il laminato, o quello che dovete incollare, poi si fa il supporto, perché così sfruttate il supporto che fa da supporto. Allora, vediamo se basta, ma dovrebbe sì, perché qui nel supporto più liscio ne va giù meno. Andiamo abbondantini, aspetta, va, e non facciamo la cavolata. Allora, quando è tanto liscia la superficie, facciamo
un colpo di spatola vuota al contrario, così praticamente andiamo a raddrizzare tutte quelle righe che potrebbero crearsi nel mentre faccio il disegno con la spatola, no? Il movimento andi e rivieni. Qui ne avanziamo. Ma non è che ci sia tanto da far festa, eh? Ora terminiamo la posa del Bostik e dobbiamo lasciare, ops, che qui ho sbordato, dobbiamo lasciare il tempo tecnico che, ops, possa un attimo evaporare. Quando lui comincerà, sta già evaporando perché sembra un flebo qua dentro. Naturalmente il portone è chiuso perché è inverno. Allora, quando lui comincerà ad evaporare, che ha già cominciato, come dicevo, diventerà tra un po' di 10 minuti, un quarto d'ora, diventerà opaco. Adesso, porca di quella porca, diventerà opaco. Io adesso ne ho avanzato un po', però quando si tira il Bostik su grandi superfici si deteriora un po', non è che si possa ributtare dentro nel secchio, e allora basta correre con la spatola. Correndo con la spatola si svuota. Quello che è importante è non lasciare grumi. Eccolo là, bello come il sole, spatola vuota, finito il Bostik. Dicevo, scusate il trambusto, visto che qua siamo su chilometri quadrati di spazio, sapete com'è. Lui adesso diventa 10 minuti, un quarto d'ora, diventa opaco. Quando lui comincia ad opacizzare tanto, vuol dire che è quasi, che sembra quasi che non attacchi più, è lì il contatto va fatto. Perché adesso se lo appoggio non è né carne né pesce. Bene, ora siamo al momento della verità. Altra cosa fondamentale, prima di partire a posare, io qui sto facendo quasi un quadrato, abbiamo 100x106, quindi è facile a volte partire e posare il pezzo dal lato sbagliato, quindi meglio misurare sempre prima. Questo è il lato del 100, noi prendiamo il pannello al lato del 96. So che devo avere uno scarto di un paio di centimetri, ecco il motivo per il quale adesso si capisce il perché dei segni. E perché io adesso, cioè come faccio io a capire, adesso vi oscuro un attimo, scusate la vista, avrei potuto cambiare l'angolazione, ma vabbè. Io adesso non faccio altro che posare il pannello più o meno a un centimetro, eccolo lì. Un centimetro e mezzo, 18 mm fuori per parte, e lì lo vedo giusto. Ora non faccio altro che andare a salirci sopra e devo andare al segno. Portate pazienza un attimo che mi sto, scusate l'inquadratura un po' povera, però adesso portate pazienza, perché è una cosa che se la sbaglio poi, come dicevo prima, si butta via tutto. Ecco, vedete il segno? Porca miseria, dove è andato? Eccolo lì il segno, eccolo lì, è proprio lì, e l'altro, eccolo lì, spero si veda, mi sembra che si veda, boh. Comunque, a sto punto, adesso il pannello in mano, non faccio altro che girarmi così, spero di ma che roba. Allora, vedete cosa sto facendo io? Intanto il telo è tutto bello steso,
vado giù piano. Prima di scendere, il colpo d'occhio non deve mancare. E lo lascio andare piano. Cosa significa questo? Che la maggior parte delle persone, quando devono placare una dimensione, partono, mettono tutti in una serie di listellini, appoggiano il telo sopra, si mettono giusti e cominciano. E tolgono il listello e avanti così. È un ottimo sistema, ma io, avendo un grande banco abbastanza largo, non come il pannello, ma abbastanza largo, posso fare tranquillamente il contrario. Ora, diamo. Già che siamo al rovescio, quattro belle pacchette, lo spostiamo un po' così andiamo nella parte che non era appoggiata. Ora dobbiamo fare un attimino di sforzo senza tanto piegare quel che sono i bordi che poi vanno infilati. E adesso si comincia, dovete immaginare che questo sia una gran bella donna. E quindi a una bella donna che cosa gli si fa? Non stavo dicendo gli si mette le mani addosso, stavo dicendo la si massaggia. Uniformemente, così la signora non si lamenta, quindi su tutta la sua superficie. Non lasciando fuori nemmeno un angolino, la mano deve passare dappertutto. Birichini! Dio sa cosa state pensando voi adesso. Magari voi al vostro fianco in questo istante avete la vostra donna, io invece ho un bellissimo pannello di PVC. Vacca roba. Porca miseria. Andiamo a premere anche con la mano sullo spigolo, in maniera che il PVC arrivi proprio a placcare bene anche. Mi è venuto caldo. Bene. Allora, il colpo d'occhio che ho è perfetto. Però, se si hanno dei dubbi, se si ha un pannello che non sia perfetto come quello planare, come quello che ho usato io, e vedete che ci sono delle incongruenze, delle bolle o quant'altro, non bucatele le bolle. Prendete la pistola termica, scaldate la zona un po' alla volta e pian pianino massaggiate. Magari se la mano vi si scalda, usate un tappo di legno che sia bello liscio. Si può anche prendere un tappo di legno, un mazzuolo e batterlo tutto. Come io l'ho massaggiato, si può anche batterlo con un tappo di legno. In questo caso io non posso assolutamente lamentarmi perché, cioè, vedete qualche bolla? È una bambola. Benissimo, benissimo, benissimo. Ora lo capovolgiamo e lo rifiliamo. Cutter, accertarsi sempre che la punta della lama non serve che sia affilatissimo, ma accertarsi sempre che la punta della lama non sia sbeccata come lo è la mia. Allora se ne spezza un pezzettino. La punta deve essere sempre bella perfetta. Lama fuori più o meno lo spessore del pannello, si tiene premuto, naturalmente un pezzo martire sotto, si tiene premuto il pannello e si tiene la lama appoggiata. Si viene avanti pianino, tenendolo sempre appoggiato, ricordarsi che se il martire, come nel mio caso, non è lungo abbastanza, bisogna spostarlo, se no mandate in malora, mandiamo in malora il grande banco. Qui mi sono leggermente spostato un pelino, però poi se ci sono delle piccole incongruenze le si può correggere anche con un tappo di carta vetrata. Ok. Na 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 na.
Dai che vediamo se le palline sono dritte o se invece ci ha fatto girare le palle. Ci siamo, ragazzi. Ok, via gli scarti, via il martire, giriamo la schiena, va che roba. Vedete che la pallina è appena tagliata? E la pallina è appena tagliata, quello che è importante è che comunque è parallelo al pannello. Comunque è tutto, qui ce n'è mezza e la mezza viene fino in fondo. Questo è l'effetto che deve avere. C'è poco da fare, così si posa il PVC. Ora, amici cari, mi avete visto stuccare con un bicomponente. Ci vuole un po' di tempo perché praticamente ce n'è tanto. Allora, non è visto nulla, perché in sostanza non è visto nulla. Però, dove ci sono gli innesti del reggimensola, che questa è una mensola, una vecchia mensola di un armadio, io devo andare a bordare, perché poi questo, essendo il vassoio scorrevole dove sopra ci andranno apposate le macchine, io lo vedo il bordo. Sarei potuto passare sopra dritto e rifilarlo a filo sotto, però è sempre una cosa che canta da vuoto, che una cosa che non va bene. E allora, anche perché adesso ci metto questo semplice bordo di 3 decimi di, ma proprio son manco neanche dove l'ho trovato, però fa la sua porca figura. Andiamo praticamente a posare, questo è anche sporco o difettoso? Bene, prendiamo un altro pezzo. Andiamo praticamente con lo scotch carta a bloccarlo a monte e a valle e a posarlo uno a fianco all'altro, naturalmente dal lato rovescio. Ci passiamo il Bostik, passiamo il Bostik sui bordi, è lo stesso concetto di fare una superficie, solo che qui ci vuole spatolina piccola, manina santa e senza tanto imbrattare tutto, perché sennò poi diventa un casino pulire, no? Rifilo, spigoletto, una robina fatta bene, però c'è un bordo che non mi piace, è un bordo macchiato e lo buttiamo via e cambiamo il pezzettino. C'è poco da fare. Ora che naturalmente i bordi sono stati stuccati sui fori dei reggipiani, come dicevo poc'anzi, andiamo a capire come si sviluppa ora l'appiccicamento del bordo. Mani a pinza, ok, polpastrelli sopra e sotto, andiamo a centrare quel che è tanto sopra quanto sotto. Ok, bene. Pigliamo lo tappo e andiamo a premere, a fare pressione anche sui bordi. Vedete che io tengo, oltre al fatto di spingere, tengo anche, faccio pressione, piega anche sugli spigoli. Ok. Allora, ne vediamo uno intero, tanto il Bostik fa in tempo ancora ad asciugare ancora un pelino. Allora, tappo rovescio, cutter, anzi, più che tappo rovescio, facciamo una cosa ancora migliore. Sempre se mi salta alle mani, eccola qua. Una semplice lama da raschio, nessuna seghettatura, un pezzo di lama battuto in maniera che faccia quasi la bava. Allora,
pezzo di lama, vediamo se l'inquadratura c'è. Sì, perfetto. Pezzo di lama lo teniamo al rovescio, quindi mano sempre in sicurezza, appoggiamo la lama e tiriamo all'interno. Appoggiamo la lama e tiriamo all'interno. Ora, per togliere l'esubero, sempre con la lama, appoggiamo la lama e andiamo a spingere tenendo non parallelo al piano, ma sempre leggermente un po' inclinato, così, a spingere verso l'interno. Piccoli colpetti. E siamo in fondo. Una volta fatta questa operazione, tappo carta 220, anche 180 va benissimo, e si lavora andi rivieni sempre un po', sempre un po' andi rivieni. Di testa, colpettino sempre inclinato, fino a che non si sente più che il bordo attacchi, si senta attaccare. Eccola, leggero stondo lì, poi se c'è un po' di sporco si può passare la lama dritta. Allora, adesso io devo procedere in velocità perché sennò il Bosti mi asciuga troppo. Però guardate il risultato. Ma quale bordatrice? Ma quale bordatrice? Ma dove andiamo? Ecco, insomma, questo è un sistema manuale, semplicissimo, elementare. Cioè, voglio dire, a prova di idiota. Se uno lo osserva bene e lo fa con calma, cioè, sembra, come dico sempre, il culetto di un bambino, bello morbido, tutto bello da struccotti. Ragazzi, vado via veloce che finisco gli altri tre. Allora, tutto quello che avete visto in questa mezz'ora di video, poco più, è stato tutto fatto in 3 ore. Quindi sono sceso dopo cena, erano le 8 più o meno, e sono le 11, spaccate. Il vassoio è finito. E io direi mica male, eh? Una giunzione in domino alla perfezione, bordi a gradino, naturalmente che seguono fino in fondo perché poi deve uscire, bordo anche posteriore, perché il truciolare lo lascio grezzo solo ed esclusivamente se so che proprio non è visto, neanche se gli vado dietro. E qui abbiamo le 4 stuccature, che però non me ne può fregare di meno, come si suol dire, perché comunque sia, perché? Perché adesso ve lo spiego il perché. Lo vediamo rovescio il vassoio in questo istante. Qui ci andrà un frontale. Noi qui creiamo un vassoio, è come se fosse un cassetto rovescio. Invece di avere il cassetto contenitore col frontale in su, noi facciamo il vassoio col frontale in giù. Andrà fissato il frontale, quindi al di sotto del vassoio, naturalmente non è questa altezza, sarà tutto ridimensionato. Questo è un pezzo a campione, tanto per farvi capire. Questo andrà attaccato praticamente all'interno e andrà posizionato, scusate, andrà posizionato ad una distanza tale dal bordo che mi ci deve stare lo scorrevole annegato dietro, che io non lo vedo, annegato dietro, lo scorrevole fissato al fianco del portale che dobbiamo costruire. Ecco il perché non me ne può fregare di meno, quello che dicevo un attimo fa, di star lì a ritoccare le stuccature, perché sono sotto, oltre a essere al di sotto, che quindi neanche se mi abbasso le vedo, sono sotto al binario, sono sotto allo scorrevole, quindi va bene così. Allora ragazzi, diciamo che come prima parte, anche perché io credo che siamo andati ben oltre i 30, ma mi sa che siamo andati anche ben oltre i 40 minuti. D'altro canto,
In più siete che ogni tanto mi chiedete la lavorazione del Bostik a spatola, e giustamente io ogni tanto all'interno dei miei video, quando capita la lavorazione, che può essere il bordo, che può essere un laminato, che può essere un PVC, io ve la mostro perché cioè, è incredibile. Non lo so se questa cosa crei fascino, oppure se le persone quando fanno i lavori trovino difficoltà o vogliano imparare a placare, perché poi il concetto è che dal momento in cui io placco il PVC, placco un bordo, placco un pavimento, placco una qualsiasi cosa. È la stesura che è importante, tempi di attesa naturalmente, rispettare sempre il materiale, sia il materiale di posa, sia il materiale che si utilizza come adesione. Quindi ci sono determinate regole da rispettare e poi determinate tecniche che io ve le mostro proprio le terra, terra, che più terra non si può. Allora ragazzi, il vassoio è pronto. Prossimo step andremo a costruire il portale. Chissà che prima o dopo i santi, come diciamo noi qui in Veneto, che prima o dopo i santi arrivino anche le macchine. E allora vedremo un bel da farsi. Nel frattempo io, come dico sempre, vi ringrazio per la vostra fiducia nel seguirmi, per la vostra buona volontà. Mi viene da ridere perché purtroppo i miei video sono fatti così, io sono fatto così, ragazzi, cosa ci devo fare? È così. E noi ci vediamo al proseguo e alla prossima avventura. Ciao amici!